Nei confronti del futuro, la maggior parte delle persone ha quella che definirei la sindrome dell'amante. La sindrome dell'amante funziona così: l'amante è con la sua bella a fare le loro zozzerie, ma ad un certo punto il marito rientra a casa prima del previsto. E qui partono le diverse casistiche. C'è l'amante, quello che scappa, quello che si lancia giù dalla finestra. C'è quello che si chiude nell'armadio. Chiuditi nell'armadio! Chiudi nell'armadio e speri che chiudendo gli occhi la realtà non esista. C'è quello che si mobilizza, da paralisi, da analisi. Classica, classica. E c'è quello che invece litiga, quello che affronta la situazione, va lì, discute, combatte. Se il marito è Mike Tyson, non lo suggerirei, giusto così, in generale. Nessuna di queste soluzioni in realtà funziona mai, soprattutto se il futuro e il cambiamento sono 10 anni in anticipo. È in corso mentre vi parlo questo match di Go. Go è un gioco tipo gli scacchi, ma molto più complesso e articolato per un computer perché ha miliardi di opzioni, calcoli probabilistici, non puoi fare brute force facilmente, bla bla bla. Comunque è un casino giocare a quel gioco lì, al punto che fino a poco tempo fa i migliori giocatori al mondo di Go ai computer e sistemi di intelligenza artificiale davano l'handicap. Facevano sì dei match, ma i sistemi di intelligenza artificiale erano talmente dei carciofi che facevano tipo: ti arriva agli 11 e giochiamo 5 avanti, toti era tu, easy, peasy, lemon squeezy. No, tutto questo cambia perché DeepMind, adesso proprietà di Google, ha rifilato tre pappine a uno dei migliori giocatori al mondo di Go. E ad oggi sono 3-1, non lo so come finisce, ma il caso è già dimostrato. Anche in un gioco così complesso e articolato, l'intelligenza artificiale può prevalere sull'essere umano. La cosa interessante però non è questa. La cosa interessante è che la maggior parte degli esperti di intelligenza artificiale aveva già previsto che questo sarebbe successo. Però avevano previsto che sarebbe successo tra 10 anni, non oggi, tra 10 anni. Perché è successo prima per mille motivi, ma in sostanza perché questi sistemi non sono stupidi, non sono sistemi programmati, sono sistemi che sono in grado di auto-imparare, migliorano, sperimentano, fanno le loro cose, le loro truci, fino a diventare sempre più bravi, sempre più in un qualche modo intelligenti. Ora è chiaro che DeepMind non è ancora molto intelligente, perché se fosse stato davvero intelligente, alla seconda partita si fermava e diceva: ragazzi, basta, questo gioco è una rottura di palle pazzesca, piglio un volo, vado in Sardegna, mi faccio due spaghetti. No, se fosse veramente intelligente. Questo livello, ma ancora questa intelligenza artificiale è un po' rincoglionitina, mettiamola così, però oggettivamente progrediscono. Non sono l'ultimo caso di futuro in grande anticipo. Prendete le macchine volanti di Raffaello D'Andrea, c'è un bellissimo video all'ultimo TED: droni, dronini che volano in giro per i fatti loro. Non è una roba tra 100 anni, sono qua. Oppure prendete il clusterly, regularly, interspaced, palindromic, repeat, alias known as CRISPR. Oh my god, respiro. Da un annetto più o meno sapete che c'è questo tool per modificare facilmente il genoma. Ti metti lì, copi incolli di qua, tagli di qua, sforbicina a destra a sinistra e puoi modificare facilmente la genetica. Con grande e meraviglioso impatto, immaginate tutto il mondo delle malattie, si apre una nuova era. Ora, voi vi aspetterete che in un video di 2 minuti e 40 secondi, quello che è, 3 minuti, non so, che carico su Facebook, così la mattina, dopo che sono stato in bagno, mi alzo prima di portare i figli a scuola, vi dia anche una qualche soluzione a questo enorme problema, dove poi avremo l'intelligenza artificiale che ci sovrasterà. E quanto dovrà essere intelligente l'intelligenza artificiale? Un casino, perché se l'America vota Donald Trump, cazzo, deve essere proprio un sistema enorme quello che riesce a governare gli esseri umani nel futuro. Ma ovviamente non ce l'ho, una soluzione non ce l'ha nessuno. Non esistono ricette magiche, non c'è la pillolina. Però un prerequisito ce l'ho. Se uno vuole convivere bene con il cambiamento, con il futuro, con l'innovazione, una cosa che conviene senz'altro fare è quella di smetterla di fare l'amante e per una volta sposarselo, questo futuro.